Dubito, ci saranno solo le parti. Beh, però già magari può essere utile per riparare qualche auto. Andiamo a vedere di qui. Oh. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Dunque, prima mi diceva che potevo guardare dentro. Andiamo un po' a vedere. Ci sono magari, posso vedere se ci sono degli zombie. Tutto iperappannato il vetro. Senza lo pulirei per guardare dentro. Però, vabbè. Sei stupido, quindi. Chiusa. Posso sfondarla? No. Old bird. Andiamo da quest'altra parte. Cos'è? Un muletto. Doesn't look like that thing's worked in years. Già. Così sembra. Di qui non posso andare assolutamente, quindi. Vediamo un po', vediamo un po'. Oh! Lì? The window's open up there. Maybe I could look in? Buttiamoci Clementine dentro, vai! Why don't I put you on my shoulders and you can peek into that window up there? Sounds good. Sounds good. Ah, adesso è più aperta di prima. Okay, Ok, I si è can aperta see da sola. in. What do I do now? Cosa What do vedi? you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the I time. think I opened it. For real? I think so. Ah, è una di quelle porte antiche con la serratura sopra, praticamente. I'll Ok. be damned. Quindi. Let's go. Be Andiamo. careful. I'm supposed to tell you that. Ok. Entriamo. Chissà perché questo posto non mi ispira per niente fiducia. Secondo me è pieno di zombie. Appena provo a aprire qualche Look porta what's dentro qui dark escono tipo there. 10 zombie Maybe diversi. I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Tipo? Wish that thing was in my hands instead of over there. It's too dark otherwise. Metti questo, perfetto. C'è anche il tempo prima di, met prima di mettere quello. Metti che succedeva, sarei stato già attaccato? Probabile. Zombie? That's exactly what No, we strano. need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Una fiamma ossidrica. Dobbiamo far esplodere quel coso? Probabile, quella specie di Locked up camion. good. Cioè, cosa ci fanno con una fiamma? Una fiamma ossidrica per, cioè, a cosa, come possono togliere un camion con della benzina dentro con una fiamma ossidrica? Cioè, esplode tutto. Comunque, mistero. They didn't have much business back then. Ok, vieni qui che ti butto di sopra. Aspettate, cos'è? Non posso aprirlo, vero? Locked up good. Ok, parliamo con Clementine. How we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Ok, quindi qui niente. Siamo ossidrica, sì, sempre That's exactly quella. what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Ok, lo so, ho capito. Oh, aspettate, lì sopra, There's some devo space lanciarla up dentro, there. Not probabilmente. much. We're lucky I'm so little. Here we are. Ok. Di nuovo la devo riprendere? Yes, vieni qui. You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. Beh, gli potevi dare la pistola, Come però, on io and l'avevo grab the data. keys, Clem. Come on, scoot. Oh my god. Behind you! Oh my god. Oh my god! Che diavolo? Un bel pugno, non te lo toglie nessuno.
su, raccogli, raccogli, raccogli. Prendiamone uno. Addio. Addio, uno ci lascia. Oh cavolo, oh cavolo. Già lo sapevo che devo premere Q. E addio, caro. Grandissimo. Wow, super combo. Combo breaker. Combo breaker. Spara lì, spara lì, spara lì. C'è un altro zombie, vero? Ah no. Pensavo ci fosse un altro zombie lì dentro con lei. E infatti c'è. Oddio, l'ho previsto. Spara lì, spara lì, spara. Oh my god, dammi, 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 dammi. Apri. Apri. Boom. Addio. Ora non fai più tanti vertigini. God damn. That didn't go so good. No. Not go so good. But we're okay. Everything's okay. Okay, abbiamo la fiamma ossidrica. Yeah. I thought I heard a gunshot. We're fine. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? E abbiamo vinto. Ce ne siamo occupati. Yeah, it looks like. What if you hadn't? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. Mm-hmm. I hope you know what you're doing with her. Siamo ancora vivi, no? Still alive, aren't we? Yeah, you are. Quindi già è un buon segno. Ottimo. Raccogliamo questa fiamma ossidrica. We got it. Let's go outside now. What if yes. I'm not ready for a gun. Tutto è pericoloso. Well, we learned that everything we will ever do is dangerous. We'll get better, smarter and faster, okay? Okay. Bene, bene, bene. Andiamocene. Ma c'è qualcosa qui dentro che magari non ho visto? Non credo. C'è lo zombie che blocca tutto quanto. Così qui non posso esplorare in questo gioco, ragazzi. Mi fa un po' strano, perché nei giochi sono abituato sempre a fare il mega esploratore, a cercare tutte le cose nascoste. Invece questo, essendo un'avventura grafica, è molto, diciamo, dritto per dritto come gioco. Cioè, quindi non bisogna esplorare, non bisogna fare niente. E a volte mi fa un po' strano come cosa, dato che non ci sono abituato. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Ok, andiamo lì sopra a vedere. Quindi da quello che ho capito dobbiamo tipo tagliare il... Che dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare questo coso? Ah ok, così che... Ma non esplode se scende con forza a terra. Non ne ho idea. Proviamo. Ma funzionerà? Lo sapevo. The hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with something. Ok, abbiamo il nastro che abbiamo trovato sopra qui prima. Quindi siamo a posto. Hope this holds. Ok, proviamo di nuovo. Chissà, magari ora non ci bruceremo le sopracciglia. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Wow, mi ha salvato anche la vita. Oh, thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Ok, diamo il... Reach it now. Ah, non ci arriva. Ottimo. Damn it, it was just about done too. Crap. Crap. Ok, quindi... Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. Think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge.
hell you are. Invece alla fine l'ha fatto. Son of a bitch, aren't you? Shut up and start cut. Oh my god. Una mega ultra super orda. Sono tipo un centinaio, se non di più. Wow, migliaia addirittura. Omi, cut, cut. I am. It's going. Pull me up. Ok, ottimo. Petroleum. Can he go? Okay, via, via, via. Ci lanciamo sul treno in volo. Da lì sopra. Shit. What the hell do we do now? Tipo perdendo benzina. Holy crap. Oh yeah. We gotta jump. What? No way. Ci spiace, ti tocca, tizio. Guys, salta. Jump. No. Jump, damn it. Still no. Fine. Oh mio Dio! Sbrigati! Run! Ha saltato un tantinello male. Run! Grab my hand! Let's go! Come on! Vai! No, her, not me! Krista, no! Ah, devo scegliere uno dei due. Ops. You piece of shit. She's a woman. Don't you know? No, è ancora viva, è ancora viva. Ottimo, ce l'ha fatta. Ah, io pensavo di salvare lui perché comunque sia, è rimasto mezzo zoppo per cui. Per cui non ce l'avrebbe fatta se non l'avessi aiutato. Oh, meno male che non riesco a starmi dietro. That was a lot of them. Are you hurt? No. We're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Bello che li stanno ancora seguendo, tipo dopo un'ora e mezza che loro arrivano, sono tutti zombie lì. Però va molto lento questo treno, eh? C'è da dirlo. Beh, che è un po' antica come locomotiva, quindi. Next stop, the Atlantic. We have to find a boat. We just have to. We will. Andrà tutto bene. Siamo gli ottimisti. Ma sì. Blood in my heart, blood in my brain at least. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. What? Funziona di nuovo? What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Well, it sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. Anche io dubito seriamente. Sembra, dalla voce sembra tipo un maniaco assassino, di quelli stile film proprio. Psycho.
Eccoci arrivati al quarto capitolo. Non dico che la storia mi sta piacendo molto, molto coinvolgente. Vedo perché a molte persone è piaciuto questo gioco, perché è veramente una storia molto figa. Quindi ti prende molto, vuoi sempre sapere, diciamo, quasi come guardare un telefilm, vuoi sempre sapere cosa accadrà dopo. Sebbene appunto questo gioco sia tratto dal fumetto di The Walking Dead, che proprio sarebbe l'originale da dove è nato proprio The Walking Dead, e non dalla serie TV, come ho già detto, diciamo, che sta andando in onda, che è andato in onda ultimamente. Credo che adesso stiano girando nuovi episodi in questo momento, non lo so. Comunque, ragazzi, siamo pronti a vedere come va avanti la storia. 3, 2, 1, via. Adesso ci sarà il classico riassunto. Yeah! Previously on The Walking Dead. I've heard enough out of you, okay, Doug? Now, what the fuck's the problem? Hey! No! Just get in. We'll figure out what to do with you. I was trying to protect all of us. Holy shit! She's stealing the RV! I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. But y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. We need to help find a boat. It's our best bet at safety. Okay, but we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. Okay, we'll look for them. I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Oh, tanti colpi di scena, ragazzi. Chissà se troveremo i genitori ormai diventati zombie di Clementine. Probabilmente non li si riconosce neanche. Però, dettagli. Credo siano morti per forza i genitori. Quello sia solo un pazzo che... Non so cosa vuole fare quel tizio che dice che ha lui i genitori, ma... Non ne ho idea, immagino che lo scopriremo abbastanza presto. The Walking Dead. Tutto piuttosto deserto, a quanto pare. Peccato che gli zombie escono fuori all'improvviso, quando meno te lo aspetti, quindi... Sembra quasi che abbiano preparato una trappola. Appunto, come ho già detto, episodio 4, dietro ogni angolo. Dietro ogni angolo, penso, gli zombie. Molto probabilmente. Can't I just hold it? Just for a little while? We're getting real close to where my mom and dad are. No, ora, Clementine, ti devi... Not now, Clementine. Maybe later, più tardi, okay? Okay. How's O'Neill? Cari, mi serve. His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Kenny, quanto manca? How much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? It sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Sì, quando non scappa, magari si sa quello che sta facendo. Maybe this city's not so bad after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. Già, come pensavo io. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there! Are you sure? I don't see anything. You see. I know what I saw. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Someone alive. I thought you said that thing didn't work. Cecchino? Chissà.
C'è sul campanile. Is that you up in the bell tower?